Bambini e bambini, siete pronti? Siete pronti? There we go, action da vostro Morisan. Come va, amici ed amiche? Quanto tempo è passato? Che emozione! Allacciate le cinture di sicurezza, perché quello che sveleremo oggi sarà un qualcosa che potrà cambiare la vita di milioni di persone. Ci abbiamo lavorato mesi, volevo ringraziare pubblicamente tutto lo staff di Londra, Abram che ci ha fatto queste confessioni e tutte le persone che hanno collaborato alle registrazioni di questo video. Ovvero tu e Scorreggino. Ok, siamo in tanti, ok. Però very important, ragazzi, very important. Very important. Vi state divertendo, bambini? Ma l'intervista è stata montata in maniera tale dove non abbiamo detto niente che possa andare a infrangere le leggi contro la censura. Infrangere le leggi contro la censura? Senti, Morris, mi stai già confondendo i tuoi followers. Quindi io non vado avanti fino a quando la regia non mi dice che state mettendo un like, che state condividendo, perché questa live sarà passata di culo a voi, ai vostri figli e a quelli che Morris, il supereroe, sta per salvare tante vite, bambini. Yeah! Prima piattaforma in Italia di controinformazione. E la Madonna! Okay. Caspita, ma è cintura nera imminchiate lei proprio, eh! Ok. Sì. Aspetto, mettete like, condividete. Qui vedo 1887. StreamYard sta contando. StreamYard, se la risentiamo, cosa voleva dire? 1887, StreamYard sta con... StreamYard, cosa sarà mai? StreamYard. La persona che ha fatto queste dichiarazioni rischia la vita. Che è successo? Il rumore, mio Dio. Morris ha sentito un rumore, ragazzi. C'è un rumore, mio Dio. Non saranno mica gli UFI! Perfetto, like, infatti stiamo superando 2000. Perfetto, sì, sì. Condividete, certo. Se non è non vado avanti, e condividete anche ai nemici, mandatelo su WhatsApp, mandatelo anche al datore di lavoro, non give a shit, dobbiamo salvare più vite possibili. Condividete, followers! Morris, il benefattore, deve salvare l'umanità! Condividete anche voi, UFI! Che emozione raccontare certe cose. E quante interviste arriveranno dopo questa, vedrete? Che la RAI parlerà di noi, Mediaset, poi i debunk saltranno fuori, mio Dio! È vero, Morris, la RAI e tutti i media del mondo stanno trasmettendo a reti unificate il tuo bellissimo messaggio. Perfetto, mille grazie a chi sta condividendo, ragazzi. Lo state facendo per i vostri figli, per la vostra famiglia, per i vostri cari, ok? Perché quando ascolterete questa live direte what the fuck? No way! Saluto a tutti quanti, ragazzi. Fantastic, I'm very happy. Your English is better than your Italian. Thank you. Che emozione, questa è la live più bella della mia vita, eh? Supera anche quella che ho fatto live a Londra. Maria Stella. Minchia, la live a Londra. Hai fatto la storia, è vero, con quella. Stella, ciao. Oh, vivo, si arrivano in tantissime. Ragazzi, aiutiamo un po' Morris con l'inglese che... Here we go. Di nuovo? Here we go. Capito? Attenzione, ragazzi, Morris ha alzato il dito. Quando fa così, fa sul serio, eh? Ascoltatemi bene. Certo. Ascoltate, followers! Io sono l'unico che ha intervistato persone che tutte le testate di regime non hanno intervistato. Vai, Morris, sono eccitato! Molte persone non sanno chi sono, non sanno quello che ho fatto e quello che continuo a fare ogni giorno. Vi ricordo che sono la persona più censurata d'Italia e anche quella a cui alcuni governi investono soldi per calunniarmi costantemente. Parleremo di questo. Modestamente, Morris. Se tu vai su Google e scrivi Morris A, non salta fuori niente. Non salta la piattaforma Musebutor, non salta il sito web mio. Ma proviamolo, sono curioso a questo punto. Cominciamo a scrivere subito. Vediamo, è un po' buio da queste parti, ma cominciamo lo stesso. Morris, Sam,
Ma guarda, già esce la corsa, ma cosa dici, Morri? Ma Morris, puoi fregare i tuoi followers, ma non noi. Andiamo avanti qua. Andiamo, Morris. Oh, ma guarda, esce il tuo canale! Quanta censura! Sono più censurato, quindi Google non presenta le mie informazioni, sono invisibili. Se non ci credete, con calma, dopo la live fate la Sì, prova. ho fatto la Andate su prova. Google e Ecco. scrivete Morris Salvo. Certo. Non vi... Però vi dico la verità, io ho visto un video online che mi ha fatto rabbrividire. Ragazzi, Morris si sta riferendo a questo video qua. Ok? Io vi dico, ovviamente dopo questo video ho pregato per far sì che l'asteroide si schianti nel pianeta Terra il prima possibile. Beh, chiedo alla regia di farvi vedere questo video. È proprio lui, come vedete. E ecco, anche questo potrà andare male. Fu Giovanni Cianti, che saluto, un carissimo amico. Vediamo un po' il carissimo amico di Morris. Ah, che bello. Però... Le modalità dell'infezione sono state quantomeno insolite. Lui ha La avuto il scintilla coglione, sembra ragazzi. genuina. Io non potevo credere ai miei occhi. E ho detto, what the fuck, man? Lasciate che le sottolinei. Sono partito a fine gennaio, subito dopo un allenamento a tutto fuoco nella palestra dell'albergo, con un test Covid negativo fatto 2 ore prima dell'imbarco. Quando vedi video di questo tipo, la mia risposta è immediata. Per fortuna che questa gente sparirà dal pianeta Terra. Eh sì, ma sbrigata aveva sparito. Mesi fa sono stato contattato da un ex agente dei servizi. Vediamo la ricostruzione dell'evento storico. Scusi, che lei è di qua? Senta, che lei sappia, ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ride? C'è poco da ridere. Oltre 2 ore di documentario sull'Area 51. Sì, sta come l'Area 51. Ok, chiamata anche Area 6 per i pochi. Chiedo alla regia di mandare questo video che è meraviglioso. Il ceto medio scomparirà, assurdo. Triste, ma vero, capisce cosa voglio dire. Il male purtroppo vincerà. Conosco quell'ambiente per tot di anni di galleggiare. E non solo, per molti anni mega villaggi, la cosiddetta fame, molto povera. L'1% all'interno di questi molto poveri. Per farvi qualcosa sono in mezzo a noi. Io li chiamo. Qualcosa che ti cambierà il modo con il quale la tua mente è stata programmata. Fa uso di sostanze, si vede. Chiedo alla regia di mandare l'intervista integrale senza tagli o censure. Very important, very important. Ma in realtà, Morris, abbiamo visto che hai fatto un sacco di taglietti. Se YouTube o Facebook censurano la live, ci troverete sul numero 6.8. Buona visione, io ritornerò in studio dopo l'intervista. Godetevi questo spettacolo. Attenzione ragazzi, adesso Morris si deve cambiare perché deve salvare un po' di vite, vediamo. Guardi un po' qui. Eccolo. Sono pronto a intervenire. Lei ha bisogno di aiuto? Sì, mi tiene questa per un attimo. Sì, cos'è? Kryptonite. Perché faremo delle rivelazioni incredibili, no? Ciao Morris. Buongiorno Abraham. Innanzitutto volevo ringraziarti per questa opportunità. Chi sei e come possiamo chiamarti? Come mi chiamo? Mi chiamo Eder Principe, signore. Puoi chiamarmi Abra? Sono un ex agente sotto copertura in Italia. Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome? Sì, certo, signore! Perché hai deciso di fare queste rivelazioni? Ho deciso perché il mondo e le democrazie sono in pericolo. Palla di lardo sta per salvare la democrazia, ragazzi! Yeah! Quindi aprite il vostro cuore, ma soprattutto Il vostro culo. letteralmente raggio azzurro. Che ha detto? Boh. Adesso però vi rivelerò un qualcosa di inquietante, E ma va, molto va. bello. Queste aziende sono la Vanguard, la BlackRock e la State Street.
Ragazzi, palla di lardo deve conciarsi così perché, insomma, sta rischiando la vita, eh. Ma li sono pronti, signori. Pensano in aria. Sono anche loro in pericolo. Muovi! Padocchi, è lei? Prima di salutarti, quando ci rivedremo? O se ci rivedremo? Li rivedremo. Mille grazie, Abra. Grazie, Abro. Ti sei sacrificato per noi. L'hai fatto per la democrazia. Invece è sceso in campo. Ma chi gliel'ha chiesto? E l'ho fatto per noi! Avete visto le dichiarazioni incredibili fatte in questa live? Ci tengo a sottolineare che io, Morrison, non sono qui per dirvi che io ho la verità assoluta. È un disclaimer questo. Quello che posso dirvi è che, al contrario dei giornali di regime, io ho preso l'impegno di dare voce a tutti quanti. Una cosa importante, come ha detto nell'intervista, no panic, no panic. La vostra vita, il vostro futuro si nasconde in Antartica. A questo punto della live anche l'asta del microfono vuole scappare via. Sappiate che ogni verità sta dietro il muro di ghiaccio. Sappiate che ogni verità sta dietro il muro di ghiaccio. Dobbiamo imparare a giudicare con i nostri occhi e con la nostra testa. Allora, chiedo alla regia, ragazzi, perché non era garantito che potesse partecipare Abram. Harbor. Allora chiedo alla regia se Abram è in linea per rispondere a qualche Harbor con domanda. l'acca o senza? Io ti sto parlando oggi di mettere le basi per il tuo futuro. L'abbonamento a vita serve a questo. Appunto, ecco chi è Morrison, controinformazione in Costa Rica. Io vengo deriso, preso per il culo dalla mattina alla sera dagli esseri inferiori. Infatti, come me, proprio mi stanno testando da 3 anni, ok? Però, come spiega Abram, adesso mi ricordo. Io sono stato osservato, sono stato avvicinato per questo motivo. No, Don Peppino! Don Peppino! Disgraziato! Dove non vi è logica, vi è menzogna, insegna Morrison. La pasta asciutta costa il doppio, l'olio costa il doppio, la benzina costa il doppio. Tutto sta salendo in verticale, i tassi di interesse stanno salendo in verticale. Chiedo alla regia di dare spazio alle domande frequenti, perché tanto so, siete curiosi. Premetto che per andare in Antartica bisogna fare un crowdfunding, perché le attrezzature che devi avere sono veramente costose. Devi affittare una nave che ti porta lì, devi avere dei mezzi speciali e cose varie. Quindi preferiscono divulgarle, però credetemi, vi ho dato molto oggi. Tu invecchi, muori, perché ci hanno modificato il DNA per morire e non goderci la vita. Ecco perché io sono per l'anti-aging e per allungare la vita. Perché è stupido altrimenti morire. Io nella vita ho avuto tanto, grazie al cielo. Sono nato povero, ho avuto un grande successo nel business. Ho fatto tante esperienze, vorrei vivere 1000 anni perché non bastano 30 anni perché poi invecchi diventa una merda. Non preoccuparti, Morris, ti faremo vivere per 1000 anni. Puoi contare anche su di me, Morris. Quindi vorrei vivere 1000 anni, come è giusto che sia, come insegnava la Bibbia. Ma quanto è saggio il nostro... È furbo caso! Diffidate di quei cialtroni che sono su YouTube e dirà non ha... serve la menzogna. Anche NASA, che cosa vuol dire NASA? Vuol dire Satan. Sono sicuro al 100% che dietro un muro di ghiaccio ci sono altre civiltà evolute. Attenzione, Morris, ritenta l'inglese. Vai, Morris! Andactral della Flight, che nome è difficilissimo. C'è una map. Andactral della Flight, che nome è difficilissimo. C'è una map. Andactral della Flight, che nome è difficilissimo. C'è una map. Lavorate per far sì che il vostro nome finisca nei libri di scuola. Credi alla reincarnazione? Certo, l'ho detto 1000 volte. Se tu guardassi, metti giù, l'ho detto 1 milione di volte. Mi sono reincarnato talmente tante volte e mi sono rotto i coglioni. Quindi ho chiesto di non reincarnarmi. Sarà là. Certo, mi terrei FedEx o tutti quegli altri cantanti di merda che avete di Ah, FedEx, quello reggaeton. famoso. Questo qua, no? Ecco, vediamo FedEx che sta andando a cantare. Sappiate, il mondo ormai è perso. I thumbnail su YouTube sono tutte col culo fuori. New Generation, le Baby Gang. Piano Calergi va avanti. Che cazzo vogliamo parlare? Lo dico da immobiliarista, eh? Ma io sul massimo che ho fatto gli special su come salvarvi il culo, su come conservare il cibo. E spero di far parte del club di quelli illuminati che ne nasce uno ogni 365 giorni. Putin fa parte del nuovo ordine mondiale.
non esistono politici che stanno combattendo il male, ok? Putin fa è come, lo metto allo stesso livello di Ursula von der Merda e cose varie. Putin è lo stesso criminale uguale a Zelig, Zelig. Vuole che le faccio l'autografo? Putin, che è un criminale, allo stesso livello di quella merda della merda di Donald Trump, che ha introdotto, vi ricordo, l'energy drink, risentiamo. Che ha introdotto, vi ricordo, l'energy drink. Ok? Mi prendo veramente, io parto in quinta, vorrei insultare questi personaggi. Sì, vai, Forrest! Quello... Altre domande, dai, che oggi sono carico. Vai, Forrest! I rettiliani verranno sconfitti, solo Dio lo sa, ragazzi. Da quello che dice questa gente, ex agente, il mio Dio starebbe nella parte finale, nell'ultimo anello di ghiaccio, dove nessuno può andarci, mentre il Dio dell'universo è un altro. Però considerate che sono le cosiddette false flag. False flag equals... false flag. Vi ricordo che questi qua sono intelligenti, l'hanno fatto quando non c'erano telecamere. Le telecamere avevano la risoluzione di un cellulare degli anni 60. I famosi cellulari degli anni 60. No, però vi ha colpito l'intervista, vero? Io continuo a lavorare nel progetto Arca per far sì che quando arriverà il peggio avrò creato un qualcosa, avrò le mie scorte di cibo, avrò pannelli solari, avrò gli animali, avrò i vegetali. Storia, tutte, la storia che avete letto in libro è tutta spazzatura, tutta inventata. Noi continueremo fino alla fine. Bye bye dal vostro Morisot. Holy shit.